fuori. Secondo giro di campionato, questa volta i Babel vincono 6-1 contro la Franciscaner. Gran bella vittoria. Tra l'altro, la prima giornata si vedeva, diciamo, che voi eravate un'ottima squadra per, dal punto di vista del gioco. E diciamolo! E diciamo, sconfitta, non ci stavo con la sconfitta, comunque sì, una bella vittoria. Abbiamo iniziato male la partita, qua abbiamo iniziato subito concentrati. Si andati subito in vantaggio, abbiamo tenuto tutta la partita, diciamo. Finalmente siamo tornati a giocare bene in difesa. Non abbiamo fatto costruire veramente niente, proprio non hanno costruito niente, hanno fatto qualche tiro alla distanza. L'unica occasione pericolosa è stata il tiro libero che gli abbiamo concesso. L'arbitro era impattato per noi. Ottimo. Che succede? No, era confessione. Non c'è. Comunque ho notato che mancava dopo i Delisi, debuttato il nuovo acquisto Garofalo. È stato più che bravo, però ti tiro. Infatti Ricky, manca altre due volte e ti salutiamo. Cioè, tu vuoi studiare, studiare. Abbiamo andato alla faccia di altri. Ragazzo, diciamo. Questo non lo costa. Io mi odierà questo. Comunque questa vittoria vi dà morale, siete fiduciosi dei vostri mezzi? Sì, ma noi già lo sapevamo quest'anno di essere una buona squadra e di poter arrivare in alto. La prima purtroppo è andata così. Perché abbiamo iniziato male, però diciamo che ci siamo. Adesso è tempo di conferme contro gli Atletico Scaglione, contro l'ex di turno Piero Tarantino. Contro Piero Tarantino. Cioè non segna neanche se si mette a. Oggi doppietta. Doppietta, è già un miracolo. Rigore è fatto laterale, come calcio l'angolo. Calcio l'angolo. Mi sarà massimo per play con Piero. Ma sorvoliamo. Ok ragazzi, allora complimenti per questa bella vittoria. Grazie. E ci vediamo la settimana prossima. Ciao Manuel. Grazie ragazzi, ciao. Peppe Scalì, dopo il bel esordio dell'altra volta, una sconfitta 6-1 un po' pesante quella oggi contro i Babel. Sì, io vorrei dire che la sconfitta secondo me risulta un po' bugiardo, perché loro hanno giocato bene, però noi abbiamo fatto la nostra partita, secondo me non ci stava il 6-1. Non è mai giusto parlare degli arbitri e delle decisioni esterne, però c'è stato un episodio che ha, secondo me, sbagliato a favore nostro, che ha fortemente condizionato il primo tempo e noi forse lì abbiamo un po' perso la testa più del dovuto e niente. Nella ripresa li abbiamo schiacciati nella loro area per buona parte del tempo, loro hanno giocato in contropiede, sono stati brevi a fare altri due gol. Peccato, perché abbiamo avuto una presa, una traversa, un tiro libero. Il risultato è bugiardo. Capitan Spinelli abbiamo visto un po' molto arrabbiato. Sì, molto, molto nervoso e devo dire non ha assolutamente torto, perché non si è mai visto da nessuna parte che l'arbitro decide una cosa in campo, poi va fuori, chiede all'organizzatore, a Ivano, a Piero, com'è il regolamento. Il regolamento dovrebbe essere chiaro a prescindere. Questo episodio col gioco interrotto per diversi minuti, che era l'occasione del loro secondo gol, ha condizionato la nostra partita, poi abbiamo fatto un autogol clamoroso, insomma. Quindi giornataccio, diciamo, sì, con la parola. Sì, episodi tutti sfavorevoli, però. Comunque bisogna dimenticare assolutamente questa sconfitta. Al prossimo turno affronterete i Bayern, tra l'altro non so se vi ricordate che l'anno scorso Santo Stefano vi ha parato di tutto. Sì, si è finito 1-1 e speriamo di fare qualche gol in più. Però i Bayern comunque non viaggiano, diciamo, in buone acque, quindi. E questo mi sorprende, perché secondo me sono una delle due tre forze, una delle due tre squadre più forti del torneo. Quindi avranno sicuramente fame di risultato. Va bene Peppe, ti ringrazio. Ti hanno detto qualcosa i tuoi ex compagni Ardizzone? Sì, più che ex compagni amici, sì, vabbè, sono le solite prese per il culo, la maglietta, il sottomaglia di Amoroso. Insomma, le solite gli spot, diciamo, che ci stanno nei derby, diciamo. Dove rispondere? Che per me era un derby. In qualche maniera dove rispondere, magari ai playoff. Sì, ai playoff o non lo so quando, insomma, tornerà, non mancherà occasione sicuramente. Speriamo che ci vada meglio. Ok, Peppe, ti ringrazio, una buona serata. Prego, mano, ciao, grazie, ciao.